Benvenuti e bentornati, rieccoci qua su The Wandering Village. Riprendiamo la nostra avventura insieme al nostro Anacleto, i nostri popolani qui sulla schiena del gigantone. Allora, sono andato leggermente avanti, sì, mi trovo qua, ho passato la zona estiva, la zona desertica, per arrivare a questa qua, che è quella un pochino più freddina. Adesso il nostro Anacleto si è appisolato perché è molto molto stanco. Ricapitolando, la volta scorsa abbiamo perso un po' di gentume in mezzo a tutto il delirio che è successo, ma va bene, sono cose che capitano. Fatto sta che andiamo a fare una cernita di tutto quello che può essere il casino. Bene, il cibo ci manca perché ne consumiamo 108 e qua ne abbiamo 51, malissimo, questa cosa va, non va, non va, semplicemente non va. Qui la barbabietola e qui la barbabietola. Non va bene, non va molto bene perché effettivamente siamo in condizioni abbastanza rigide di tempo. Quindi vediamo intanto di sbloccare qualcos'altro. Non mi ricordo l'ultima cosa che ho sbloccato, ma va bene così, ma va bene così. Allora, vediamo un po' che altro ci può essere di nostro gradimento. Anzi, proviamo a sbloccare qualcosa per Ombo perché ci potrebbe essere molto molto utile, magari dei miglioramenti. Non si sa mai. Comando per mangiare. Funziona solo nei punti di ristoro designati. Proviamo a fare questo, accarezzare Ombo, perché così possiamo. Vivaio che cosa sarebbe? Raccogliere boscelli, ok, perfetto, è quello che. Raccogliere boscelli dai rami vicini, dagli alberi vicini, e quindi non va a distruggerli, ma va bene lo stesso. Poi, vediamo un po', vediamo un po'. Io devo dare un'occhiata anche al nostro Ombu perché è messo un po' male il nostro caro Ombu, nel senso che la vita sta calando perché è un 54% e quindi gli dobbiamo dare da mangiare. Questo è l'antitossina, ma a tossine siamo messi bene. La pozione di salute per Ombu, andiamo a vedere subito. Qui intanto stiamo creando polpette a go-go, più o meno a go-go perché. Non è che. Che succede? 52 totale alloggi. Maledizione gli alloggi. Non li abbiamo più fatti. Ma scusate. Voglio fare il cottage. Posso fare il cottage? Grande, fai il cottage, va. Che almeno ci stanno più persone, ovviamente. Ritorniamo qui alla farmacia, qua. Vediamo un po'. L'antitossina, boom. L'antitossina va benissimo così. Ci serve la pozione di salute. Forza un po'. Non abbiamo il fungo. È un problema questo. Potrebbe essere un leggero problema, eh. Magari con il prossimo mercante, forse, se abbiamo culo. Dobbiamo sbloccare a sto punto, vediamo un po'. Cambiamo. Sì. Tocca farlo su quello. Non so se poi rimane un po' di percentuale, ma anche se non rimane, chi se ne frega. Ci tocca sbloccare il cordoncello, perché sennò sembra una pianta tipica, non so, campana, qualcosa del cordoncello. Però va bene lo stesso. Ci tocca fare un po' di cordoncello e metterlo subito a coltivare per creare un po' di pozione per la salute per Ombu. Perché se no, qui andiamo nei casini con Ombu. E Ombu ci dà tutto. Perché alla fine ci dà tutto. Nella sua schiena cresce tutto l'indispensabile per andare a sopravvivere o comunque per far sopravvivere un piccolo popolo. Quindi non t'azzardare a svegliarti adesso, Ombu, perché sta passando il tornado e non vorremmo avere brutte sorprese, sai com'è? Qui si potrebbe sfamare, quindi not bad. Lui arriva tra un giorno. La squadra di perlustrazione è pronta. È pronta, ma andiamola a prendere un po' di sabbia o ce l'abbiamo abbastanza? Non lo so. Vabbè, mandala lo stesso, dai. Vado a fare un giro. Che cazzo vi paga fare, se no? Qui le erbette si stanno riproducendo come se non ci fosse un domani, quindi uno lo vado a smollare e magari lo vado a mettere qua insieme a quell'altro, così mi dà una mano a fare le polpette, perché qua le polpette sono lente, sono lente, sono, non me le fanno le polpette, non me le fanno. Il cottage l'abbiamo fatto, guardate che caruccio che è il college, sì, buonanotte. il cottage. Allora, il cottage non ha il 100% delle sue decorazioni che potrebbe avere. Che cosa ho fatto? No, ho sbagliato tantissimo. La ciccia, qui la ciccia, allora, la zuppa di barbabietole va benissimo, la zuppa di funghi un po' meno. Vediamo di fare le barbabietole, sì, buonanotte, il mais con la polenta, anzi il contrario, volevo dire, ma va bene.
anche perché abbiamo un po' di polenta, cerchiamo il fungame di farlo arrivare qua il più possibile, magari così ci sono fuori un'altra polpetta, che male non fa, teniamone due che ci può stare. Volevo vedere effettivamente se questo era fattibile. Cibo, riempiendo il cibo per ombu. Le alghette le abbiamo, quindi in teoria si potrebbe fare. Quasi quasi, perché ci dà veramente tanto tanto nutrimento per ombu. Vediamo se riescono a farlo, dai. Beh, io allora, mi pigliate per il culo. Dove è andato quello che ho licenziato dall'altra parte? Ho licenziato, gli ho fatto cambiare lavoro, su via. Questo, via, demolisci, non serve più a nulla quello. Qua lo possiamo mettere nel frattempo, questo è quello che ci ricavava la pietra da queste grandi, da questi grandi pietruni, pietrume. Non riesco a parlare oggi, però fa lo stesso. Ombu, scusami Ciccio, ma io ti faccio volare come il vento, perché effettivamente qua mi serve che corri un pochino. Non per niente, ma sta arrivando il coso, evitiamolo che non è il caso. Abbiamo già fatto delle fine orribili. Se non ti fermi, però ti fermo io qua, te lo dico. Eccolo il mercante, guardatelo. Madonna, occhio. Sono le corna di Anacleto, fanno male, fanno molto male. Ok, sta risalendo la vita? No, a quanto pare no. Vediamo il mercante che cosa ci può offrire del cibo, e del cibo noi lo acquisteremo ben volentieri. Diamogli il sale, perché tanto è inutile che ci teniamo così tanto sale, per il momento non sta servendo, quindi va bene così. Bacche, mais ce lo prendiamo a go-go, direi. La farina, il legno, il minerale di ferro, il sale, le alghe, vai. Vai di alghe, quante ce ne puoi dare, va benissimo così. Lastre di pietra, che altro? Che altro potrei andare a prendere? Che altro potrei andare a prendere? 2,95. Un po' d'acqua. Un po' molta d'acqua, vai. Prendiamone 30, che male non fa. Ci facciamo andare anche un po' di farina, va. Così andiamo a pari, anzi. Olè. Iniziamo a prendere anche un po' di farina, via. Questo è lo scambio, boom. Fatelo. Bravo, che sta... Ah, cazzo no. Digestione lenta, figa. Figa, è vero, sti cazzo di bagaglietti qua, sti funghi neri, non è che fanno tanto bene al nostro Anacleto, però ormai si è sfamato. Che gli vuoi dire, scusa? Che gli vuoi dire? Niente, ritornami a fare l'antitossina a sto punto. No, però me la fai con le alghette. Aspetta però. Ah, vedi, la pozione di salute me la può fare anche così. Allora falla così, per favore, fatela così. Muovetevi. Ma perché non vuole, nessuno vuole andare nella cucina di Ombo? È così schifoso come posto? Mi dispiace parecchio. Oppure ho qualche altra postazione che aspettava lavoratori di cui io non so nulla. Minchia, quanti lavoratori che ci ha messo qua dentro. Però va bene, ci sta. Ci può stare. Allora, questi li facciamo andare a raccogliere. Poi vediamo un po' se è cresciuto qualcos'altro. Quelli sono troppo piccoli. Aspetterei. E poi basta, magari, guarda, nel mentre possiamo fare anche un po' di robetta del genere. Non vorrei che qualcuno inciampasse su queste pietruzze, poi si facesse male. Non sia mai. C'è dell'acqua. Io a sto punto riprenderei la via dell'acqua, sinceramente. Mi dirigerei sempre a sud, così in teoria possiamo cercare di fare un allevamento di alghe. Ok, ci ha sbloccato il dormire per ombu. Andiamo subito a... No, non è vero. Lo stavamo facendo, poi abbiamo tolto il accarezzare. Mettiamo a fare l'accarezzamento per ombu. A sto punto io, signori, farei una roba. Andrei a mettere dentro il nostro ombu. Così suona male. Mettere sopra il nostro ombu un altro micologo, perché così possiamo andare a fare due piantagioni diverse. Poi magari, se quello dei cordoncelli non ci viene più utile, diciamo, comunque lo possiamo mettere in pausa ogni volta che vogliamo. Se trovo adesso dove cazzo è finito il... Eccolo qua. Allora, serve la zona marrone, quindi direi di fare una roba del genere a sto punto. Guarda, facciamolo qui, non dovrebbe dare noia. Lo facciamo qua. Cos'è che manca? Il legno, la maledizione.
della prima luna, perfetto. Guarda, il legno, ce n'è quanto ne volete, basta andare a tagliare un po' di alberi. Voilà, perfetto. Andate, fate, gioite. E questo che cos'è? Il chiosco del cibo, è bellissimo. È meraviglioso il chiosco del cibo. Aggiunge una probabilità del 20% che il cibo consumato in questo edificio non venga detratto dal deposito. Non è male, eh. Non è male, però ci manca un lavoratore, ovviamente. Qui com'è messa la pozione della salute? Perché ci serve, signori, ci serve. Oh là. Quando ce la portano gli vorrei dare la pozione della salute, sinceramente. Niente, non ancora non gliela possiamo dare. In attesa di decisione dei coloni, li prendiamo, signori, tocca prenderli. Figa, due affamate, due persone affamate. Ma come si fa? Vabbè, li mettiamo a lavorare qua, al curdoncello, per fare il lo stomaco di uomo bronto a causa della digestione lenta. Alcuni edifici potrebbero crollare, come no? Sta buono. Figa, figa, figa. Cosa ha fatto crollare, Ombu? Ci manca solo lo stomaco di Ombu, maledizione. O anche il culo di Ombu, perché a sto punto... Allora, siccome è crollato e ho fatto una cosa bruttissima, sono andato a costruire una cosa che non dovevo costruire lì, veramente orribile, a sto punto io la vado a demolire. Questa magari me la ricostruisci per favore, la compostiera. Ecco, appunto. Perfetto, perfetto. Ma perché, santo cielo, mi si creano le rocce sopra l'orto? È una cosa che mi infastidisce tantissimo, anche queste. Ma figa, c'è l'orto, c'è il coso, la coltivazione, come cazzo è possibile? Ma scusatemi, ma dai, su, forza, un po'. Il curdoncello, ah, requisiti serve l'erbetta per fare il curdoncello, ma noi va bene così. Vai col curdoncello, signori, muoviamoci per favore. Ok, così almeno possiamo andare a creare le medicine come si deve. Qui rispostiamo, a sto punto vado a fare l'antitossina, perché comunque ci può tornare molto molto utile. Andiamo a curare il nostro caro Anacleto, perché vedete qua 54, poi voglio vedere anche quanto ripristina salute. Preparazione. Oh, mi raccomando, lavorate a dottori, a veterinari. Mannaggia la miseria. Ma no, ah, non ha accettato il nostro... Ma come... Ma glielo ho detto? Mi sono dimenticato di dirglielo, forse. Porco Giuda. E niente. E niente, attacchiamo al cazzo. Porco Giuda. No, non mi fa il cordoncello, ma... E vai di cactus. Vai subito, now. Vediamo qua cosa possiamo fare. Il mais, il mais. Mi vada di mais, per favore. Per favore. Andate di mais. Questo è proprio zero. Non verrà neanche... No, il compositore non ce l'abbiamo, il composto. Il fungo comunque viene... Ah, allora, a sto punto, guarda, sai che c'è? Mi fate i funghi, mi fate. Cazzo, vi devo dire. Questi non funzionano, ovviamente, ovviamente. Qua lo possiamo disattivare perché tanto non ci interessa, nel senso che se non funziona è inutile tenere un dipendente lì dentro che non fa un cazzo. Eccolo qua, il decontaminatore, guarda, lo vado a fare qua. Anzi, guarda, quasi quasi, no, qua ci vorrei fare una via che scende. Più o meno, guarda qua. Qui, perfetto, mi piace. Andiamo a fare qui il decontaminatore, così almeno la gente ritorna a fare il suo sporco lavoro. Qui va bene, ce n'è uno, perfetto. Raccogli il letame, questo cosa sarebbe? Compostiera, ah, ok, sta facendo il biogas. Possiamo fare anche un po' di composto a sto punto, signori, andrei a creare anche un po' di composto. Allora, lui si è fermato e va bene così. Andiamo a mandare... tempesta di sabbia? Che figo! Però non proviamolo, perché potrebbe essere una cosa bruttissima. Peccato, io volevo passare una zona marina, ma sono stato un imbecille. Ma va bene, lo stesso. Loro stanno lavorando. Bravissimi, bravissimi. Ok, qua stanno facendo il mais. Questo come va? Come sta andando, Male, perché sta andando male, effettivamente. Allora, vediamo qua se dobbiamo cambiare qualcosina. Ma, ok, andiamo con il mais, signori. Una, lo sta facendo. 10, perfetto.
vai con la polenta. Qui zuppa di pesce sta andando, zuppa di pesce, zuppa di funghi sta andando molto male. Passiamo alle bacche, vai. E niente, proviamo così, signori, sta andando malissimo. La gente per me sta morendo di fame, effettivamente sì. Il problema è che, ma com'è totale alloggio? Ma sono crollati gli alloggi. Ma Ombo, ma Cristo santo, ma perché mi fai questo? Ma per quale motivo? Non ti stiamo trattando bene? Scusa, su via. Te mangi la merda, non è colpa nostra. Che cazzo. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Vediamo un po' di ferro, va benissimo. Vorrei vedere a quanta... Vediamo un po' dove si può trovare la conoscenza. Forse se vado qua, forse. Vediamo un po'. Conoscenza 6. Beh. Mi sa che il prossimo giro dei perlustratori lo mandiamo a prendere un po' di conoscenza, perché no, sta rimanendo un po' troppo. Allora, abbiamo qualcuno disoccupato. Yes, vai, apri questa. Vediamo di far arrivare un pochino di cibo a Ombu. Qui se cercano magari di farci del cibo non sarebbe male. Cosa ne dite voi, eh? Ah, ho sbagliato io, devo mettere i funghi. E adesso quando vi arrivano gli altri funghi create un'altra polpetta che magari gliela diamo. Che dite? Che dite, eh? Le erbette qui ovviamente non si fanno più perché giustamente è caldo e quindi nada. Vediamo un po', guardateli. Guardateli, potenti loro, guarda, pronti a fare il loro dovere. Bellissimi, bellissimi. Abbiamo due disoccupati. Visto che il cactus, minchia come va il cactus, signori, guardate che piantagione. Ma meraviglia, meraviglia. Mi ricorda il parco dei cactus a Lanzarote quando sono stato, meraviglioso. Io direi di aggiungere quello che si può, sì. Lo aggiungiamo, va, guarda, così. Olè, perfetto, così almeno se non c'è spazio avete altro posto dove coltivarlo. Si crea un po' d'acqua, che male non fa. La polenta qui sta andando a rilento, la polenta, il mais, perché manca l'acqua ovviamente. È arrivato un mercante, vediamo se ci può dare una mano. I pomodori, wow, va benissimo, dai, così, boom, ci sta, ci sta. Ci perdiamo due di valore, ma va bene così, almeno abbiamo un pochino di risorse in più. Fatemi vedere un pochino se posso sbloccare qualche altro cosa da mangiare. No, per il momento lascerei le bacche e i pomodori, va. Ci sta, va benissimo così. Lasciamo così perché va bene. Va bene così, va bene. Quindi, il mercante ci ha dato una mano. Allora, la salute non è del tutto saluta. Però, si può fare qualcosa, si può fare qualcosa. Nutrimento Ombu, riempimento. Io andrei a dargli un pochino di questo. In attesa di una decisione. Dopo una profonda immersione nei pozzi, la squadra si è addentrata in un enorme capannone industriale. In giro ci sono vecchi pezzi arrugginiti di armature a piastre che devono appartenere a creature enormi. A una creatura enorme, proprio come Ombu. Questi devono essere i resti di tempi passati. Facciamo buon uso di queste vecchie parti arrugginite. Questi componenti arrugginiti sono inutili. Esploriamo in cerca di risorse più rare. Facciamo buon uso di queste vecchie parti arrugginite. Io non so se può essere una cosa per Ombu, se può essere una roba che non serve a niente, quindi non so cosa fare. Confermiamo. I tuoi perlustratori hanno riempito le tasche con tutto quello che potevano e se ne sono andati. Più 30 di ferro, beh. Vuoi buttarlo via 30 di ferro? E se non ci serve lo possiamo vendere al mercante, ci facciamo un botto di risorse. Ok, abbiamo dato il cibo a Ombu, perfetto. Che cazzo? No, l'abbiamo preso in piedi. Mo figa. Ma allora non ce ne sta andando bene una. Una, cazzo, una. No, la fattoria, no. L'erborista, cazzo. Ubolo. Oh, comunque la fornace di ferro col cazzo che viene giù, eh. Dura impestata sta bastarda. Guarda, guarda, che casino, che casino. Ma come cazzo si è messi? Aspettate che c'è lo strumentopolo per andare a fare tutto. Madonna, quante robe ha tirato giù, ma Cristo.
Ma si può. Forse è un po' customize, ma perché ci vuole così tanto? Perché è così difficile? Vai. Proviamo. Sto facendo un po' di composto. Oh, lavorate o no? Ma figa, ragazzi, ma non fate niente. Ma come cazzo. Allora, forse posso metterne un altro qua. Fate il. Ecco. Il composto, ragazzi. Il composto mi serve per fare più cibo. Diamoci una svegliata, per favore. Per favore. Su, via. Merda, il cibo, ragazzi. Ma come cazzo facciamo? Ma siamo messi malissimo col cibo. Ma come cazzo è possibile? Ma è una tragedia. Non abbiamo nessuna ricerca in corso. Ma come cazzo. Ma non va affatto bene. Non va affatto bene. Allora, proviamo a fare il vivaio, va. Così prendiamo le ultime risorse che abbiamo di conoscenza. Dopo dovremo andarla a cicciare fuori da qualche parte. Prendete questi, per favore. Diamoci una mossa, diamoci. Allora, la polenta stiamo facendo. Il muesli sta andando un po' a rilento, effettivamente. Che dire? Andrei a sto punto a fare la zuppa di funghi. Stiamo andando malissimo. Cazzo. Non so come fare, signori. Allora, ok, provo a fare mostre interazioni. Allegra riunione. Non abbiamo 25. Aumenta la felicità di 3 per... non abbiamo... Allora, devo ricostruire un po' di roba, perché abbiamo demolito il falegname e il tagliapietre, ma non li abbiamo rifatti, quindi bisogna rifare le segheria. Allora, la segheria, devo mettere vicino ai tronchi. Allora, sono due tronchi vicini per caso? A quanto pare no, maledizione. Quindi lo andiamo a fare uno qua, per favore. E la cava produce pietra estraendola dai macigni sul dorso di Ombu. L'andiamo a fare. Voilà, perfetto. Andiamo a fare qua. Vado a vedere un attimo qui Ombu come se la sta cavicchiando. Perfetto, andatemi a prendere un po' di conoscenza. Figa. Sta arrivando, signori, sta arrivando. Ombu, per favore, un attimo, scusami, ma ti chiedo se... sdraiati. Per favore, Ombu, sta buono. Riposati un attimo, temporeggia, per favore. Ok, buono, Ombu, buono. Lascia passare il tornado, per favore. Comunque, la zona desertica di sfondo è bellissimo. Sembra ci fosse stato il mare prima. Corri, per favore, Ombu. Adesso date la gambe, perché se torna indietro ci fa fuori. Quindi muoviti, per favore. Sono degli altri popolani qua, che non so se raccogliere, sinceramente, perché non stiamo avendo cibo. Per niente. Ma proprio per niente. Per favore, Ombu, datti una mossa, per piacere. E vediamo di cambiare bioma, perché il caldo non ci permette di avere niente. Vai, cazzo, vai. Ok. Minchia, con la lingua di fuori, povero Ombu. Povero Ombu, mi dispiace. E allora, qui, allora, è un po' un problema, È un po' un problema. Ma qua i cari popolani non li vediamo per terra, no? Quanto pare sembrerebbe di no. No, perlomeno non li vedo. Abbiamo dei nomadi qua, signori. Però più ne prendiamo e più ci aumenta la fame. Come cazzo dobbiamo fare? Io provo a coglierli, al massimo se ne andranno. Meno male che sono due in salute. Perlomeno, sicuramente magari si daranno da fare. Che dite? Magari uno no. Ah beh, uno qua e uno qua. Buono, ci sta. Allora, a sto punto vai pure tu qua, che mi aiuti a fare un bel po' di roba. Anzi, guarda, scusami, non per niente, ma guarda, vai qua. Ok, Ombu si è addormentato, perfetto. Bene, ovviamente dove si è addormentato, dove c'è la zona di calore. Giustamente. Non sia mai. 38 unità d'acqua. Basteranno? No. Ma va bene, ce le faremo andare bene in qualche maniera. Non so che dirvi. Pesce grigliato, vada col pesce grigliato, per favore. La polenta scarseggia un po'. Andiamo di zuppa di barbabietole, vai. Per quel poco che abbiamo.
ci farebbe comodo che arrivasse un mercante a sto punto per darci una mano. Questo che cosa sarebbe, scusate? Cumulo di risorse, va bene. Ci fa piacere, ci fa piacere. Allora, vediamo se può... efficienza più 75%, crescita 60% perché è torrido. Ascolta Ciccio, a me tocca che te svegli però, eh. Che non possiamo stare qua... Cos'è sta roba? In attesa di una decisione, attenzione. Oasi prosciugata. Dopo una lunga camminata attraverso il deserto e perlustratori non vedono l'ora di poter bere un sorso d'acqua. Purtroppo trovano solamente il letto prosciugato di un fiume. Che sfiga, cazzo, che sfiga. Seguiamo il letto del fiume a ritroso per trovare la sorgente. Questo processo potrebbe richiedere molto tempo e dovremmo usare tutte le nostre riserve d'acqua. Perlustriamo i dintorni per ottenere altre risorse. Qui non c'è niente. Dovremmo tornare a casa. Meno 15. Usate per le piantagioni. Sto cazzo. Tornate a casa. Non possiamo esitare qui. Tocca che se ne fanno una ragione e tornano a casa, perché se ci va anche a meno 15 di acqua siamo a posto, dai. Allora, dovrebbe arrivare il mercante, quindi potrebbe darci una mano. Io, mio caro, mi spiace, ma corri per favore, perché sennò qui non ne usciamo più. Guarda qua quanto cazzo è lungo. Vabbè, dove andiamo? Andiamo, decidi tu, uomo. Fai come cazzo ti pare. Allora, mercante, pronti. Che gli vendo? Stiamo raccimolando più un cazzo, gli vendo poco. Diamo 400, pomodori a gogo, pesce a gogo, alghette subito. Basta, direi allora che ti posso dare anche 300. Confermiamo, non hai nient'altro? Mi fa piacere questo che non hai nient'altro, maledetto. Questo quanto andiamo? 100. Possiamo fare uno di conoscenza, magari? Sì, dai. Ci può stare, vai. Perfetto, perfetto. Qui cos'è? Ancora. I tuoi perlustratori sono riusciti a localizzare il santuario, ma c'è un problema. È incastonato in una parete rocciosa a strapiombo e sembra completamente inaccessibile. Sembra che dovremo arrampicarci per arrivare lassù. Ci deve essere un altro modo per arrivare lassù. Guardiamoci intorno. Cercare di salire sarebbe troppo pericoloso. Raccogliamo un po' di macerie da sotto la scogliera e andiamo via. Guardiamoci intorno, proviamo. Per l'illustratore notano una piccola fenditura sul lato posteriore della scogliera. Nasconde un passaggio segreto che conduce al santuario da dietro. Più 7 di conoscenza. Che cazzo. Ogni tanto, una volta buona, dai. La postazione è pronta, perfetto. Lo mandiamo da qualche altra parte. Fighe tornadi, basta. Basta, la mandiamo qua che ci potrebbe essere del cibo. Cosa che ci fa molto molto comodo. A sto punto, vai a nord, per favore. Bravo. Che cazzo, signore, tutti sti tornadi di merda, basta. E tra il brontolio di stomaco di Ombu e tra il tornado, è figa, ragazzi, basta. Non andiamo più avanti qui. Ok, ho selezionato un po' di cespugli, così da poter raccimolare il più cibo possibile. Ombu, non ti addormentare qua! No, Ombu, figa. No, Ombu, mi spiace, ma ti rialzi e cammini. Muoviti, non mi interessa. Non mi interessa, arrivi al 100% stanco, ma arrivi qui, Cristo di Dio. Sei stanco? Mi spiace, non so che cazzo dirti. Adesso collassa per terra. Ma va bene. Allora, te sei fermo, quindi potremo anche disattivarlo per il momento, tanto non ci interessa più di tanto. Volevo arrivare giusto... Ombu. No, no, no. Figaro, figaro. Ombu, che cazzo pure tu. Guarda, mancava poco, era qua, cazzo. Ma maledetto. Niente, diamogli un attimo. È esausta, ma è una femmina. Ti chiameremo Anacleta, allora. A sto punto. Quattro senza tetto. Porca miseria. Effettivamente ne abbiamo ciappati su altri. Scusate, signori miei. Vi facciamo un cottage, guarda. Per sdebitarci facciamo un cottage. Qua in piazza, va. Magari ne facciamo due. Uno qua. Ci riesce a fare una festa? Allegra riunione. Dai, facciamo un'allegra riunione, signori. Che ci potrebbe stare, dai. Guarda, Ombu. Sei arrivato qua. Io direi che è perfetto. Così non ci intossichiamo, perché comunque priva di tossine l'aria. Oh,
vedi, perfetto. Vedi, Tombu, bastava un attimo, scusa. Allora, qui ovviamente il mais lo togliamo, mettiamo la barbabietola, giusto? Mettiamo la barbabietola, anche se non è proprio il suo massimo. Però, qui il cactus idem, e si va di barbabietola, signori, si va di barbabietola. Fai solo semina, per favore. Solo semina. Cosa vi manca? Vi manca l'acqua? Adesso arriva l'acqua, adesso arriva, Cristo. A questo punto, signori, mi metto a fare anche un altro raccoglitore d'acqua automatico, perché bella la villa, che figa. Ma a noi ci serve, cosa ci serve di altro? Vediamo un po', vediamo un po'. Mi dispiacerebbe fare anche questa, aumenta il raggio di visualizzazione della visuale della mappa del mondo, l'effetto non è accumulabile. Quindi io direi di andarlo a fare, signori, abbiamo 12 di conoscenza, ma ci sta, ci sta. Spedizione in corso, va bene, qua allegra riunione, perfetto. Oh, che bellina che è, guardate, full cottage vicino, bellissimo, bellissimo. Me lo togli quello? Non va via, vabbè, se ne frega, guardate la nostra, guardate, guarda, una città ormai diventa una metropoli, bellissima. Vorrei passeggiare anch'io tra queste capanne, tra questi cottage. Ok, il nostro ombo in salute, direi, a questo punto può anche partire. Cerchiamo di calcolare bene sto tornado di merda, perché sennò finiamo malissimo. Vediamo un altro po' che si può fare, che si può... andiamo qua a vedere un po' se si trova del gentume, va. Ma io, Cristo santo, come si fa? Il pesce, vai di pesce, per favore. Cioè, ma stiamo avendo delle problematiche assurde con il cibo. La barbabietola, adesso un attimo. Adesso per favore, un attimo. Qui magari partiamo col curdoncello, perché il curdoncello gli serve l'erba, non l'acqua. Quindi direi di andare così a sto punto. Che dite? No, questo no, magari. Annulla. Vai. Perfetto. Ho estirpato tutto, quindi facciamo anche un po' fatica a reperire le cose. Fammi vedere quali posso prendere. Questi qua. Questo lo posso prendere. Questo lo posso prendere. Questo idem. Questo e questo. Signore, tocca andare. Guarda qua. È la fine. No, rinvia, non mi interessa. Non posso farlo. Facciamo come se non avessimo visto niente. Minchia, ragazzi, minchia. E il tornado e quello e quell'altro. Ombu, ti chiedo se puoi leggermente correre, perché stanno morendo di fame, signori. Sta andando a puttana la popolazione. Porco Giuda. Come minimo lo prendiamo in pieno. Pieno. Guarda, in pieno l'abbiamo preso. Giustamente, giustamente, perché se qualche altro disastro non dovevamo averlo. Niente, che vedo di. Perlomeno avremo meno bocche da sfamare. Poi ovviamente aria velenosa, quindi abbiamo il medico. Sì, a quanto pare ce l'abbiamo. Niente. Comunque quando corre il tizio qui, Anacleto, si stanca subito, Vedi di uscire da sta cazzo di nube. Poi ti puoi addormentare, ma prima no, per favore. Ti chiedo se mi vai a nord, dopo che ti sei ovviamente... Minchia, la coda a te però te la vuoi tossicare, cazzo. Anacle, porco Giuda però. Pure tu. Va un po' più avanti. No, non va affatto bene. Aspetta, dov'è il corno? Qui. Mostra interazioni. Per favore, Anacle, spostati un po' più in là, perché ti sta crescendo la tossicità. Con la coda ci sei dentro. Come i bambini piccoli, in pratica, bisogna dirgli cosa fare di tutto. È un casino, cazzo. Portoncello sta andando bene, sta andando per essere. Pozione di salute, gliene facciamo fare un'altra con il cordoncello, visto che lo stiamo esportando, lo stiamo allevando, lo stiamo coltivando. No! Fermo. Bravo. La pioggia, signori. Non piove. No, ci scansa? Piove, vero? Grande. Sì.
E vai. Piovi come si deve, mi raccomando. Piovi come si deve. Lavoratori generali, abbiamo qualche disoccupato? No, però non abbiamo cibo. Figa, ragazzi. Vai. Raccolta e raccolta. Ecco perché non stavo sfornando cibo, perché avevo messo solo semina. niente, scusate signori, capita di me, non posso pensare a tutto io, signori. Se voi siete tonti, non ci posso fare niente. Vai con le zuppe di barbabietola e te per favore vai di... vabbè, anche te di zuppa di barbabietola, però magari, guarda, frenati un attimo e vai di zuppa di funghi, per favore. Adesso in teoria un po' d'acqua c'è, quindi dovrebbe ripartire un po' tutto. Abbiate pazienza, nessun abitante nel ruolo di scienziato, perché sono morti di fame. E niente. Oh no, poverini perlustratori, ne è rimasto uno. Allora, voi due fate così, uno mi va da qua, per favore. Se riesce a non morire. I scienziati, ok, va bene così. E uno mi va nei perlustratori, per favore. Oh, è morto? Minchia, quanta gente sta morendo. Niente, signori, sarà l'ultimo viaggio questo, a sto punto, mi viene da pensare, perché così non andiamo da nessuna parte. È una vitaccia. Allora. Ah, non abbiamo il gentume disponibile. Che palle. Che fatica. Guarda come sta morendo la gente. Sta morendo, stanno morendo là fuori. Stanno morendo. No, qua non mi interessa. Mi interessa che mi vada in raccolta automatica. Quindi muovetevi a portare della roba. Vediamo un po'. Ne è morto uno di qua, ne è morto... che cazzo, è un casino. È morto Ringo, poverino. Giorno 200, signori. Minchia, guarda qua quanti se ne stanno andando. Se ne stanno andando tutti. Qualcuno che vada qua, per favore. Mi servono i perlustratori, perché così andiamo a prenderci un po' di roba. Ma come è disponibile nessuna squadra? Ma che cazzo stai dicendo? Ma vi date una mossa? Chi è il nuovo perlustratore? Per Dio. Dov'è? Dove va? Dove sta? Perché non va qua, scusate? Okay, apro la mappa. Vai a prendere cibo, per favore, per favore. Minchia, da 120 a 88. Abbiamo perso puttanaio di popolazione. Bene, bene. Adesso che entriamo tra l'altro nell'acqua, che mi servirebbe un po' di gentume, non l'abbiamo. Sembra giusto. Mi sembra giusto. Uno dei pochi sedimenti rimasti non sono sopraffatti da piante velenose. Ma direi che anche per quest'oggi siamo andati un pochino avanti per quanto riguarda il nostro viaggio. Direi di stopparmi qui, così magari la prossima volta ripartiamo da qua, o adesso vedrò se riesco ad andare avanti io o meno. Fatto sta che siamo in crisi più di prima, quindi in sto episodio non abbiamo fatto un cazzo, ma proprio un cazzo in pratica. A sto punto vattene a fanculo pure tu, che cazzo vai, andate tutti di qua in un'unica agenzia di lavoro e vaffanculo, perché a sto punto mi viene da dire così. Quindi direi di stopparci qui. È stata dura, signori, è stata molto molto dura. Speriamo di risollevarci, di ritornare in piedi col nostro villaggino qua, col nostro villaggetto. Speriamo di riuscire a produrre un pochino di cibo in più qua, perché sta andando leggermente male, devo dire, non sta andando proprio benissimo. Le bacche qui non cicciano niente, a sto punto le raso al suolo tutte, ci faccio un'altra fattoria. Che vedevo di isola, perfetto, mi fa piacere Ombu che c'è un'isola tutta per te. Vorrei mettere del gentume anche a pescare, perché male non farebbe. Vediamo nel mentre dello svolgimento delle attività quotidiane del nostro villaggio. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento per farmi sapere la vostra qualche consiglio, iscrivetevi al canale per seguire le varie avventure, e noi come al solito ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti.